Ciao a tutti e benvenuti qui su Levstep. Questo non è un tutorial, non è una guida, non è un video sul sound design, sul mixing, non è niente di tutto ciò. È un video di fine anno dove voglio insieme a voi andare a vedere cosa abbiamo combinato in questo canale, andare a vedere tutti i nuovi iscritti, i vari commenti che ho ricevuto, andare a vedere alcuni video, vi darò anche dei feedback per vedere se c'è qualcosa che posso migliorare, per vedere se c'è qualcosa che posso aggiustare, o se ancora la penso allo stesso modo di prima, insomma andare a vedere un bel po' di cose. Io appunto a fine anno cerco di tirare sulle somme, andare a vedere se c'è qualcosa che non va. Questo lo faccio in ogni area della mia vita, cerco di provarci per vedere cosa posso aggiustare, se c'è qualcosa che posso migliorare. È giusto appunto prendere questi dati, prendere queste informazioni del passato, non per stare lì oddio però non ho fatto questo, ma potevo fare questo, ma non ho raggiunto questo. Invece io prendo queste informazioni per capire come posso migliorare il prossimo anno. E ovviamente voi qui sotto nei commenti ditemi pure cosa vi piace di questo canale, cosa vorreste migliorare per il prossimo anno, cosa vorreste vedere per il prossimo anno. Ditemi la qualunque, perché davvero ci tengo tantissimo a far crescere questo canale e a farlo crescere nel modo giusto. Prima di iniziare, prima di andare a vedere un pochettino dietro le quinte del mio canale, voglio ringraziarvi di cuore per tutti i nuovi iscritti, perché quest'anno il canale è cresciuto tantissimo. Questo davvero mi ha fatto molto piacere, e anche tante nuove persone che hanno continuato ancora adesso a lasciare l'iscrizione al canale. E questo davvero mi fa molto piacere. Ed eccoci qui su questa pagina. In realtà questa è una mail che ho ricevuto da YouTube Creators, dove ogni tanto mi fanno sapere delle cose belle, tra cui questa panoramica del 2023 sul canale I Levstep. E l'idea di questo video è nata anche grazie a questo messaggio. I Levstep con noi dal 2017. Mamma mia quanto tempo. 6 anni, sono passati 6 anni. Sembrava ieri e invece oggi. Ricordi quando eri povero? Sì. Sembra ieri, invece oggi. Ma i veterani sapranno che questo non è il mio primo canale e che non è nato nel 2017, ma bensì molto prima. Adesso non mi ricordo, però forse 2012. Poi è successo quel che è successo, alcuni di voi già lo sanno, e ho dovuto rifare un nuovo canale. Complimenti per il tuo fantastico 2023 su YouTube. Ripercorriamo la tua crescita come creator. Condividi i tuoi momenti migliori con i fan su Shorts. Nuovi iscritti, 1780. Questo però è fermo, mi pare, al 1° di novembre, quindi non c'è tutto il mese di dicembre, ma credo che sarà qualcosa in più. 235.000 visualizzazioni. Questi sono numeri che altri fanno in un giorno, io invece li ho fatti in un anno. Però tutto inizia così, step by step. Caricamenti, ho fatto 81 video. Devo vedere quanti video ho fatto però nel 2022, che poi non è tanto il numero dei contenuti, ma che tipo di contenuti ho portato, se ho aiutato molta gente. Posso magari aver fatto 2000 video, ma quante persone ho aiutato? Questo è il numero che conta di più. Dare valore agli altri. 6207 mi piace e 2333 condivisioni. Questo è un bel numero che non mi aspettavo e che non ho analizzato spesso. I contenuti più visualizzati dell'anno, e questo me lo aspettavo, e ha fatto più visualizzazioni di tutti gli altri video messi insieme. Short con più visualizzazioni, 90 mi piace. Poi live streaming, ecco, questo mi ha fatto ricordare che ho fatto pochissime live streaming, anzi proprio zero. Ho fatto qualche test, ma non ho mai fatto una live organizzata e come si deve. Apprezziamo la tua collaborazione, non vediamo l'ora di scoprire cosa hai in serbo per il futuro. Per il futuro nemmeno io lo so cosa ho in serbo. Ed eccoci qua nella pagina analytics del canale I Levstep. Qui siamo sulla scheda pubblico per vedere appunto gli iscritti e tutto quello che avete combinato voi. Infatti a novembre gli iscritti erano 1780, nel mese di dicembre sono più di 2000, grande. 92% in più rispetto ai 365 giorni precedenti. Mamma mia. Video che fanno crescere il tuo canale. Questi sono i video che fanno crescere il mio canale. Canali visitati dal tuo pubblico. Quando i tuoi spettatori sono su YouTube. Ah, questo appunto mi indica in questo caso a che ora, bene o male, in che giorno siete più attivi. Sì, di solito è verso le 18. Cosa guarda il tuo pubblico? Ah, questo è quello di Riperiani. E poi qua c'è un dato che mi dice quante persone guardano i video e non sono iscritti. Non iscritti, 72%. E regioni principali. Italia, primo posto. Qua c'è qualche piccolo
piccola percentuale anche in Germania. Chi mi sta guardando dalla Germania me lo scriva nei commenti, ma anche chi mi segue dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Cambogia. Ok, adesso andiamo a vedere alcuni video che ho pubblicato quest'anno. Ovviamente non li andiamo a vedere tutti perché sono 81 video, quindi il primo video che ho pubblicato nel 2023 è stato come organizzare al meglio i plugin su Ableton, sì, il 3 di gennaio. In questo video andiamo a vedere, incredibile, avevo lo stesso maglione. Da notare qua i due caffè che avevo già consumato e tutto il casino che c'è sempre al solito dietro di me. Anzi, adesso non si vede perché ci sono io. Vabbè, non c'è tutto sto casino. Salve a tutti e benvenuti qui su Levestep. Eccoci qua con il primo video del 2023. E voi direte, ma chi se ne frega? Ah, ecco, vedi. Comunque adesso vado a farmi il caffè e vado a mangiare qualcosa perché ho fame. Caffè appena fatto. Ho queste cartelle, vedete? Anche se tutti i nuovi plugin che sto installando sono nella maggior parte nel formato VST3. Quindi stanno scomparendo, ecco, i VST2. Un giorno questa cosa che ho fatto non mi servirà più. Però potrei farlo anche con i VST3 in realtà. Come si disinstallano i VST da Ableton? Alcuni plugin possono essere disinstallati, mentre altri no. Dovete eliminare direttamente il plugin nella cartella di dove è stato installato. Di solito quella appunto utilizzata dal programma stesso, quella che appunto avete impostato nelle preferenze di Ableton. Passiamo al prossimo video. Come creare un template efficace per velocizzarsi. Questo è come creare un template efficace, che poi in realtà ne ho fatto anche un altro video sul template. Qui c'è un altro video. Registrare qualsiasi fonte audio del PC su Audacity, Ableton e molto altro. Utilizzando diversi metodi, quello che ci dà già direttamente Windows, o utilizzare i cavi virtuali. Qui al solito ci sono già i due caffè che avevo bevuto. Qui ho mixato una traccia con i plugin analogici gratuiti, quello dell'Analog Obsession. Vi ringrazio come al solito per tutti i commenti che ogni volta mi lasciate. Quando odio questa pubblicità. Altro nuovo video uscito questa volta il 31 di gennaio. Quindi a gennaio ho fatto 4 video. Ottimo. Qui ho fatto vedere come registrare e creare dei loop perfetti sulla vista sessione di Ableton. Grande Frascar. Like e poi vedo. Poi come promuovere al meglio la propria musica. Sam Lo Filtera mi aveva scritto che, ma la teoria giustamente ha ragione, alcuni video sono più teorici e in questo caso qui vi ho spiegato in linea generale alcune cose, però mi chiedeva di fare anche un video in particolare su come poi pubblico le cose. Infatti poi ho fatto da poco un video su come caricare una musica con un distributore per Spotify. Poi arriverà un video anche su come condividere la propria musica, ad esempio su Instagram. Ah, qui mi ha fatto vedere come registrare i propri sample utilizzando l'M Recorder, molto bello. Avevo dimenticato quel plugin. Qui abbiamo visto invece come abbassare la musica in automatico quando parliamo su Ableton, quindi appunto l'audio ducking che non si è cagato nessuno. Qui invece vi ho fatto vedere come ho creato un brano lo-fi campionando il mio cane Leo. Adesso io lo chiamo e lui arriverà proprio a 300 all'ora. E poi alla fine non è venuto subito. Arriva, eccolo. Forza. Qui poi vi ho fatto ascoltare un'anteprima del brano che ho creato appunto con i suoni ambientali o con i suoni anche di Leo. Incredibile quante cose si possono fare con dei semplici suoni. Qui invece vi ho fatto vedere come registrare su Ableton per avere zero latenza, o almeno in registrazione. Poi ovviamente in ascolto c'è sempre, però vi ho fatto vedere qui alcuni trick che vi consiglio di andare a vedere. Ah, poi vi ho fatto vedere Ableton Looper, che è appunto un dispositivo di Ableton che ho utilizzato poco e niente. 42 minuti di video. A volte faccio dei video lunghi per spiegarvi sempre al solito tutto quanto, però fatemi sapere anche nei commenti se vi piacciono, se volete dei video più corti, tipo fare un video per ogni determinata cosa e non portare tutto dentro un unico video. Poi ho fatto il video su FlexAsio, bellissimo, vero? FlexAsio, è tanto che non lo utilizzo, è un'alternativa leggera ad Asio for All. Poi abbiamo visto organizzare e configurare Ableton per una performance dal vivo, 1 ora e 13 minuti di video. Poi abbiamo fatto anche un video sull'audio versus MIDI per quanto riguarda la batteria in MIDI è solo assolutamente comoda, soprattutto su Ableton, perché ci permette di cambiare il campione velocemente piuttosto che farlo in audio. Vabbè, si può sostituire, però se devi fare fade in e fade out solo su alcuni punti non puoi selezionare, casino. Un altro video mega lungo che ho fatto è come gestire e creare più immagini estere, 1 ora di video. Qui invece abbiamo visto come mettere a tempo tracce audio su Ableton grazie al nuovo aggiornamento 11.3, che è stato migliorato appunto l'algoritmo di Warp. Ah, qui
io ho iniziato a fare il primo video di Eleven News, la rubrica dedicata appunto alle notizie, agli aggiornamenti, agli sconti. E se non sapete di cosa si tratta, vi invito innanzitutto ad iscrivervi al canale, così rimanete sempre aggiornati. E ogni settimana, ogni fine settimana, quando riesco, faccio dei video dove vi mostro degli sconti. Ci sono aggiornamenti, novità dedicate sempre alla musica e all'audio. Aspetta, ma non era questo per il primo video? Ah no, infatti mi sono confuso, sono andato avanti. Ah ok, dopo l'immagine stereo vi ho fatto vedere l'automazione versus modulazione di Ableton. Infatti ritorniamo di nuovo con l'abbigliamento pesante. Ah, la compressione parallela, Leila. Come avere più ingressi e più uscite, abbiamo fatto pure. Utilizzando la scheda audio interna, quella esterna, mettere tutte insieme e avere appunto più ingressi e più uscite. Utilizzando ovviamente Plasio for All. Ho in mente di fare un video su un'altra soluzione ancora più comoda di questa che vi ho fatto vedere. Qui invece come caricare e condividere audio gratuitamente. Chissà se ancora funziona questo audio.com, vediamo. Sì, ancora è gratuito questo sito qua. Questo è per caricare un audio, una musica, gratis, buono a sapersi. E poi l'UVR, questo qua, quello che ci permette di rimuovere o isolare una voce e di estrarre anche gli stems. Ma ancora tutt'oggi per me è il miglior programma che utilizzo spesso quando devo fare dei remix, quando devo fare dei remake, quando devo fare qualsiasi altra cosa. Questa è la soluzione migliore. E poi abbiamo fatto la serie su come creare un brano house. C'è chi piace bianco, c'è chi piace nero, c'è chi piace la parmigiana, ad esempio come me. Ah, qua c'è poi il secondo video, sempre di questa serie. Ci siamo? Anzi no, perché il caffè è finito. Sì, anche qua è finito, mannaggia. Qua è successo che ho utilizzato una voce, l'ho utilizzata così per intero perché mi piaceva in quel modo, e poi ho ricevuto, quando ho pubblicato il video, questo messaggio avvertendomi che il titolare del copyright ha rivendicato il materiale presente, cioè l'audio, la voce. Si può rivendicare, si può fare una contestazione, perché quando tu acquisti un sample pack, un bundle, qualsiasi cosa, tu hai anche le licenze che poi puoi mettere, quando fai la contestazione, all'interno di YouTube, e poi YouTube stesso ti sblocca questa cosa. E poi dopo infatti ho fatto un video sul copyright dove ho spiegato meglio questa cosa. Ma impara le basi di un sintetizzatore. Ah, qui vi ho fatto praticamente, vi ho mostrato un sito dove, il sito di Ableton, per imparare appunto le basi di un sintetizzatore. Bello questo sito, ragazzi, ve lo consiglio assolutamente. Qui c'è appunto il primo video di Eleven News. Ecco, questo è il primo video di Eleven News. Ne approfitto per dirvi, se questa rubrica ancora vi piace, se dovrei continuare a farla, fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti. Abbiamo poi sempre il continuo della serie su come ho creato un brano house. Poi come liberare spazio, vi ho mostrato, ecco, come liberare spazio, gestire i file inutili di Ableton. Questo è importante, mi raccomando, eliminateli perché occupano spazio. E poi un nuovo episodio di Eleven News. Poi, dopo aver completato la serie su come ho creato un brano house, ho messo a disposizione i preset, gli stems, ma anche il progetto intero di Ableton. Se ve lo siete persi e volete recuperarlo, sia la serie ma anche il progetto, potete farlo. Poi guida definitiva su come installare i plugin. Qui vi ho spiegato tutto a 360 gradi su come si installano perfettamente i plugin. Andiamo veloce perché sennò non finiamo mai più. Un altro video sempre su Eleven News. Ah, poi ho fatto un video su plugin a pagamento. No, grazie. Vi ho fatto vedere, ecco, le alternative ai plugin popolari, diciamo, ai plugin più utilizzati. E poi di nuovo un nuovo video su Eleven News. Ah, la storia di Ableton poi ho pubblicato, vero? Il 6 giugno, ecco. Quanto tempo per fare questo video? Anzi, fatemi sapere se vi interessa un video dove appunto andiamo a vedere la storia magari di FL Studio, di Bitwig Studio, insomma, fatemi sapere se vi interessa un video al riguardo. E si sarebbe soprattutto protratto più... E si sarebbe soprattutto protratto... Niente, non riesco a dirlo, basta. Ah, poi come fare musica senza spendere un euro. Ah, il caffè, un po', dammelo. Buonissimo. Ma è possibile fare musica senza spendere un euro? La risposta è no. E qui abbiamo visto Waveform, che è una DAW gratuita, veramente bella. Devo riprendere qualche volta, devo vedere se c'è stato anche un aggiornamento. Poi c'è stato un nuovo Eleven News, Drift, il nuovo sintetizzatore di Ableton. Ah, qui è stato il primo video, forse in bianco e nero. E poi è arrivato il momento del corso di Ableton. 2 ore e 27 di video, questo è stato il video più visto di quest'anno. Mi fa piacere sapere, ecco, che questo corso per voi è stato utile. Per registrare questo video mi ricordo che casino, ero poi senza voce dopo alla fine del video perché l'avevo provato più volte, però alla fine ne è valsa la pena. Con questo per dirvi che i sacrifici che si fanno verranno prima o poi ripagati, anche se a volte no, però uno ci deve provare, ci deve credere. Se poi
dai frutti, se non dai i frutti, e allora abbiamo sbagliato il seme, abbiamo sbagliato come abbiamo coltivato quella cosa. Poi di nuovo 11 News, ho provato a fare musica con Audacity. Salve a tutti e benvenuti così. Qui avevo fatto il video senza maglietta, vero? Qui ho iniziato a fare, ora tocca a voi, nel senso che ho ripreso il feedback delle vostre tracce. Se avete qualche traccia da mandarmi, innanzitutto guardatevi, ora tocca a voi questo video. Questo è il primo feedback sulle tracce, belle comunque tutte le tracce che mi avete inviato, complimenti. E poi ho fatto un video dove reagisco alle mie prime produzioni. Se siete curiosi di vedere che produzioni facevo prima, guardatevi questo video. Gestire il tonal balance, molto bello. Poi ho fatto vedere due metodi per gestire gli output del plugin di Abdos. E poi invece come usare il mixer e gestire gli output su Kontakt. Poi il sound design su come ho creato un pad con il Vital e con i wet table. Cos'è e come usare al meglio il Desser sulle voci. E poi come creare la vicenda degli accordi. Qui vi ho spiegato bene o male tutto il lato armonico. Poi di nuovo un nuovo video sui di 11 News. Library Reverb di Ableton, che mi pare che sì, il nuovo riverbero aggiunto nella versione mi pare 11.3. E poi abbiamo fatto anche un video sull'Isotope 11, tutte le novità. Qui ho fatto vedere tutti gli effetti che ci sono di Audacity. Ecco, quello sulle royalty, questo è importante, mi raccomando andatelo a vedere, perché vi ho spiegato cosa c'è da sapere quando scaricate i campioni da Splice, quando li acquistate, insomma è un video molto importante. E poi c'è 11 News settimana 37, e poi tre modi per effettuare lo strip silence, perché purtroppo su Ableton non abbiamo lo strip silence. Vi ho spiegato qui che c'è un bel programmino che vi va a tagliare, a rimuovere il silenzio. Qui poi ho fatto vedere come convertire un file audio in file MIDI in pochi secondi utilizzando Neural Note, molto bello quel programma. A volte sì, lo utilizzo per magari prendere delle note, perché quello di Ableton a volte non funziona bene, quindi è molto molto comodo quel programma. Poi ho fatto un altro corso però sul sound design, sulle basi del sound design. Vedete quanto vi voglio bene. Qua io ho con la finestra aperta perché si stavo morendo di caldo. Poi vi ho spiegato tutto sulla compressione upward. Poi c'è 11 News settimana 38. Poi abbiamo fatto la comparazione del mastering online. Ho preso i siti di mastering online più utilizzati, li ho messi insieme e abbiamo fatto una comparazione. Anche se poi alla fine tutti bene o male danno lo stesso risultato. Io sono contro i mastering automatici. Io sempre sono sul parere che bisogna imparare le cose, investire il tempo sull'apprendimento piuttosto che su queste cose qua. Però vabbè, ogni tanto ci sta. Poi Playtron, qui praticamente sono stato contattato per la prima volta da un'azienda che produce dei controller e mi hanno detto: guarda, vuoi fare un video su questo dispositivo che è in grado di andare a riprodurre dei suoni attraverso gli oggetti? All'inizio non li conoscevo, poi mi sono documentato, ho visto alcune cose e quindi l'ho provato. Ho fatto un video, diciamo, dove vi ho spiegato tutto. Qui infatti ho creato un beat con questi cucchiai e cucchiaini. Poi qui poi ho fatto la comparazione tra quegli stock free versus gli equalizzatori a pagamento. Poi Ableton 12, già qui ho fatto qua una reaction. Poi qua ho fatto un video su Free Suite, la nuova suite di Venn Audio. Vi invito a vedere innanzitutto il video, ma a scaricare anche questa suite che è molto bella, con dei plugin semplici però leggeri che vi permettono di tirare fuori un buon mixing e un buon mastering. Dopo abbiamo fatto di nuovo 11 News settimana 47, poi creare l'effetto di stutter grazie a questi tre plugin gratuiti. Abbiamo visto tre plugin gratuiti per creare l'effetto di stutter. E poi Ableton Tool, bellissimo, l'avevo dimenticato, c'è questo sito che in pratica vi ripara i progetti. Più che vi ripara, vi va a eliminare i plugin, così se magari c'è qualche plugin che fa i capricci voi potete eliminarlo e poter aprire il progetto di Ableton, perché a volte Ableton non vi apre il progetto, va in crash perché c'è un plugin che appunto non funziona bene, e grazie a questo sito potete rimuovere i plugin. Oltre a questo vi permette di ripulire le tracce, eliminare i plugin che sono inutili. Vediamo se ancora è disponibile questo sito. Ok, ancora funziona, meno male. Come preparare al meglio un DJ set. Quindi appunto vi ho spiegato come si configura Ableton per fare appunto un DJ set. Andatelo a vedere se vi interessa. E poi come far suonare bene kick e bass. Poi c'è qualcuno che ha commentato: quando mi si dice 33 minuti per arrivare a dire di usare la sidechain. Comunque non è vero, perché il punto del video non era mostrare il sidechain, cioè solo quello e basta, ma mostrare invece, come è scritto anche nel titolo, come far suonare bene kick e bass. Le regole fondamentali, le regole, non ho detto
qual è l'unica regola. Allora sì che è il Sachen. Poi continuando abbiamo Eleven News 49 e poi come rimuovere solare una voce o un rumore di fondo. Sì, qui ho portato di nuovo questo argomento perché vi ho fatto delle altre novità. E va detto una volta per tutte che se ci sono due voci nella registrazione non si possono isolare, non si possono dividere. Ok, se parla Mario sopra a Carmelo non puoi rimuovere la voce di Mario, non puoi togliere solo quella se parlano tutte e due contemporaneamente. Se uno invece parla prima e uno parla dopo, ovviamente li puoi isolare. Poi vi ho spiegato, vi ho mostrato un programma che trasforma un file audio in preset. C'è un bellissimo programma, tu prendi un file audio, lo metti dentro questo programma e lui te lo trasforma in preset per il sintetizzatore Vital. Questo qua, Micro Music, ancora 1.1. Bah, vediamo se verrà migliorato. Grazie poi soprattutto a Lorenzo De Filippo, mi ha detto che c'è anche la possibilità di utilizzarlo senza scaricarlo. Infatti se si va su questo sito, micromusic.tech/app, potete direttamente da qui importare un file audio e generare un preset di Vital. Poi vi ho fatto vedere come inviare correttamente un progetto di Ableton. Poi c'è come caricare invece musica su Spotify e qui vi devo aggiornare su una cosa, perché vi ho fatto vedere come utilizzare un distributore root not gratuito per distribuire appunto la propria musica e vi ho spiegato tutti i vari passaggi, abbiamo fatto proprio insieme. Il problema qual è stato? Che ancora tutt'oggi, quando l'ho pubblicato questo il 21 dicembre, e ancora in revisione tra l'altro, non ti rispondono subito, almeno io ho scritto e ancora mi devono rispondere, cioè passa una settimana solo per dire una cosa. Che è successo? È successo che loro mi hanno contattato dicendomi che la mia traccia ha dei problemi, cioè dopo una settimana di revisione mi dicono soltanto: guarda, la traccia potrebbe presentare dei problemi di copyright. E io dico: ma scusa, in che senso? C'è questa voce che potrebbe avere problemi di copyright. Ricordati, mi dicono loro, che se hai preso delle voci da qualche sample pack, da qualche libreria, devi mettere la licenza. Sono scemi questi. Non lo vedono che pubblico con loro la musica dal 2017. So ovviamente che non devo mettere qualcosa protetto da copyright, perché le registrazioni vocali di quella traccia sono tutte mie. Ho tutto registrato io con questo microfono, tra l'altro. Ora io come glielo dimostro? È un casino. Vi aggiornerò comunque, perché gli ho mandato ieri un ticket, però non mi hanno risposto. Certo, c'è di mezzo il fatto che siamo in un periodo di feste, quindi. E questa settimana sono usciti questi due video qua: i migliori plugin gratuiti per effetti del 2023 e i migliori plugin gratuiti di strumenti virtuali, perché ho voluto concludere questo 2023, oltre a fare questo video, anche un video sui plugin gratuiti, dove appunto ho fatto una lista di plugin di effetti di instruments che io ritengo ancora tutt'oggi di plugin validi, che dovete assolutamente avere. Ok, adesso chiedo a voi: cosa migliorereste di questo canale? Cosa vorreste vedere nel 2024? Che tipo di argomenti? Che tipo di video? Che tipo di format? E niente, spero che questo canale, questi contenuti vi abbiano aiutato a migliorare in ogni ambito della produzione musicale e in generale nel mondo dell'audio, e spero che ancora continueranno ad aiutare molte altre persone. E niente, vi auguro una buona continuazione, ma soprattutto una buona musica. Ciao! We'll be right back.